Allora, bentrovati, sempre Trading Week, sempre in nostra compagnia e in vostra compagnia, ovviamente, per raccontarvi un po' quello che accade e quello che accadrà, dato che la furia di continuare a essere ripetitivi, insomma, siamo in un periodo ovviamente chiave dell'anno e del mercato, chiave perché dicembre arriva dopo un super novembre, chiedo scusa, e perché dicembre è pieno di appuntamenti importanti, in primis le banche centrali e soprattutto, insomma, manca poco e poi saremo al 2021. Continua a essere la questione, credo, del dollaro debole, il punto chiave, insomma, in questo momento, anche in virtù di quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane e anche a inizio 2021. Io riparto da questo tema per approfondire, insomma, la situazione con il nostro prossimo ospite già in collegamento, è Angelo Drusiani, consulente Banca Edmond de Rothschild. Angelo, ben trovato in nostra compagnia, buon pomeriggio a te. Grazie, grazie a voi dell'invito. E allora, è un tema che abbiamo affrontato più volte, ma che ovviamente va, insomma, analizzato su più sfaccettature, nel senso che ovviamente dopo un periodo abbastanza così, insomma, sonnolenza per quanto riguarda euro-dollaro, ecco il dollaro che scende ai minimi degli ultimi 2 anni, ecco il cross tra la moneta unica e il biglietto verde che si ripropone su 1,20 e lo fa anche con una certa energia, ecco che ci avviciniamo al 10 dicembre con le banche centrali pronte a intervenire se lo faranno e eccoci anche molto vicini all'avvio della nuova presidenza degli Stati Uniti con Joe Biden, in virtù anche di un'introduzione da parte dei vaccini, Pfizer-BioNTech, ma anche Moderna, anche AstraZeneca, insomma, però sta di fatto che gli Stati Uniti sempre loro saranno i primi a avviare sostanzialmente la distribuzione del vaccino. Poi vediamo, insomma, le quantità e le tempistiche in Europa soprattutto non sono ancora abbastanza nitide e chiare. Però, insomma, questo è uno scenario abbastanza interessante, Angelo, e forse è anche difficile capire da dove partire magari la nostra chiacchierata. Secondo me, magari dalle scadenze più immediate, e cioè euro-dollaro 1,20, BCE il 10 dicembre. Che succede? Io credo che questo sia l'aspetto più fastidioso in assoluto dei mercati perché non si gioca ad armi pari, nel senso che mentre la gran parte delle banche centrali tende a difendere la propria moneta, nel senso che se si svaluta troppo è chiaro che le aziende locali ne subiscono un trend negativo, soprattutto se sono votate all'export, alle esportazioni come sono in Eurozona. Viceversa, la Banca Centrale Europea in questo senso non può intervenire. È molto curioso capire per quale ragione al mondo la Banca Centrale Europea non possa intervenire sulla difesa del cambio per evitare che un dollaro troppo debole divenga il principale concorrente delle aziende europee, di area euro in particolare. Io trovo che questa sia una situazione che andrebbe sanata, immagino. Difficilmente lo si farà perché alla Germania non piace che ci sia una banca centrale che difenda il cambio. Io credo invece che sarebbe un aspetto molto importante, esattamente come lo è importante il livello dei tassi di interesse, gli interventi sui titoli di Stato, gli acquisti da parte della BCE. Quindi non vedo perché non si debba porre anche questo problema. È un problema molto importante perché se vedete le borse europee oggi non è che patiscono tantissimo, però non vanno neanche tanto bene, è tornata l'incertezza, quell'incertezza che pareva essere figlia della pandemia, invece anche figlia di una situazione finanziaria che non prevede l'attacco a 360 gradi da parte della Banca Centrale Europea nei confronti delle banche centrali concorrenti. Peraltro, sulle banche centrali c'era un intervento di un amico che adesso non recupero, in cui, no, in realtà non era sulle banche centrali, era sul recovery fund, altro tema che poi magari affrontiamo insieme. Sostanzialmente diceva il recovery serve solo e soltanto, recovery e MES servono solo e soltanto per salvare le banche tedesche. Ma vabbè, insomma, questa è una riflessione che poi, se vuoi, a cui se vuoi puoi rispondere, ma era uno dei messaggi che ci sono.
perché ci sono arrivati. Non bisogna dimenticare, e forse lo facciamo ultimamente troppo spesso, non so cosa ne pensi tu, del fatto che se vogliamo fare un... Adesso vanno molto i meme, anche noi abbiamo una rubrica. Se volessimo provare a dare una fotografia dei mercati e una fotografia dell'economia reale, i mercati, visto anche novembre, potremmo prendere un bellissimo shuttle pronto ad andare, pronto a decollare per tornare nello spazio e fare qualche giro nell'orbita. Se invece prendiamo l'economia reale, a me viene in mente una carcassa di aeroplano che è diventato punto meta turistica in Islanda, nella parte sud dell'isola, dove c'è appunto dei resti di questo aereo abbandonato sulle spiagge desolate islandesi, dove la gente va lì e si fa le foto. Secondo me la situazione è questa. Prima o poi io credo che il mercato, non, correggimi se sbaglio, dovrà fare i conti con questa situazione, oppure no? Guarda che anche quando c'è stata la Costa Concordia vicino all'Isola del Giglio andavano a farsi le foto con lo sfondo È vero, potevo della... anche restare più vicino, senza andare in Islanda. Effettivamente hai ragione. Io credo che bisogna tenere conto di un aspetto, i mercati finanziari guardano molto lontano in teoria. Poi... Molto o troppo? No, solo molto, Molto. non troppo. Perché Ok. guarda che secondo me in primavera... Una volta che sarà finita finalmente questa pseudo battaglia ancora di retroguardia a livello del post-voto statunitense, e una volta che la pandemia comincerà in qualche modo ad uscire dalla vita questa di questo periodo, io credo che i mercati abbiano capito che l'economia riprenderà più bella e più superba che prima. Questo diceva Petrolini quando guardava l'incendio di Roma. Perché poi risorge per forza, non c'è altra scelta. Io credo che le persone, i consumi non possano rinunciare perché ormai è la stessa idea della vita che passa attraverso i consumi di gran parte della popolazione. Anche se ovviamente credo che nella vita ci sia anche qualcos'altro di più bello, però è talmente, si è visto in questi giorni quando... Ad esempio a Torino e Milano sono state aperte le possibilità, è stata concessa la possibilità di andare nei negozi e l'affollamento delle persone nel desiderio di spendere. Io qui sono abbastanza contento perché insomma se tutti dovessero comprare tramite Amazon insomma sarebbe anche abbastanza triste, non ce l'ho con Amazon per carità. Solo che questo cambiamento di stile di vita, insomma anche se fosse un po' più graduale non sarebbe male. Però ti ripeto, secondo me... Il fatto che questa carcassa che vedi tu e invece lo shuttle che vedevi sempre tu, hai una doppia vista, non si pone, secondo me. Secondo me i Ok. mercati finanziari hanno l'impressione che la situazione possa essere superata prima di quanto ci si aspetti. Ricordiamo anche alcune valutazioni, adesso sto cercando nei miei appunti, ma è arrivato insomma di recente, eccolo qua, insomma, questo l'hanno dichiarato gli analisti di Mirabeau Asset Management Eurozona, la contrazione del quarto trimestre sarà modesta e questo ovviamente è una buona notizia, di contrazione ovviamente eravamo certi che ci fosse, ma insomma gli analisti cominciano a esporsi da questo punto di vista. Angelo, oggi, come hai ricordato anche tu, il FTSE MIB insomma sta andando meno bene di altri giorni, diciamo del mese di novembre, anche se effettivamente adesso ha corretto il tiro. In realtà oggi è anche il giorno, in questi giorni in generale si parla di quello che sta accadendo sul fronte del settore bancario e che in qualche modo sta influenzando anche l'andamento del nostro indice. Domenico ti chiede, domanda secca, che cosa ne pensi della situazione Unicredit? MPS, sappiamo delle dimissioni del CEO Jean-Pierre Mustier, sappiamo anche delle trattative, insomma, di questi rumors che sono un po' più di un semplice rumors sulla fusione tra Unicredit ed MPS e da questo punto di vista gli analisti si sono un po' divisi in due, c'è chi la vede bene e c'è, come ad esempio Santander si è espresso oggi, c'è chi invece non è così convinto, insomma, qual è la tua view? Il mio sentimento è quello di essere favorevoli all'aggregazione tra banche perché le banche italiane sono troppo piccole rispetto a quelle che ci sono in ambito di Eurozona, ma anche a livello internazionale in generale. Quindi più fusioni ci saranno e meglio sarà. Questa è un po', non so se sia particolare, non so se il Monte Paschi... Anche con la nuova presidenza all'interno di Unicredit, fosse comunque destinata a Unicredit stessa,
E se questo possa creare dei problemi alla seconda banca italiana? Certo, ecco, mi fate vedere Banco Desio, anche Banco Desio nell'occhio del ciclone, piacerebbe al, mi sembra, Credito Emiliano, delle voci che circolano. Quindi queste fusioni secondo me faranno solamente bene al mercato, al comparto bancario, al mercato, anche al nostro mercato azionario che, come si sa bene, è bancocentrico, molte sono le banche quotate. Ecco, questa tipologia di fusione che ha portato alle dimissioni anche dell'attuale amministratore delegato di UniCredit, non so se sappiano tanto di politico o meno, però insomma è un movimento che vuole far sì che Monte Paschi esca dal sistema italiano, dalla politica italiana, se ne possa andare ed entri a far parte delle banche, della normale attività bancaria. Probabilmente meglio fare così che portare avanti un altro sistema come all'Italia, quindi anche se forse questo sarebbe costato meno, però a un certo punto è meglio togliersi, come si dice, il dente e vedere come potrà andare in futuro. Non vedo altre soluzioni in questo Per restare in tema di aerei, dato che prima ho citato shuttle e relitti, insomma, abbandonati, come di consueto quando c'è Angelo Drusiani non mancano le domande inerenti alle obbligazioni. C'è una domanda di Alberto che chiede un generico commento sui BTP. Possiamo partire magari da un'altra domanda, che è quella di Augusto, a cui abbiamo già più o meno dato una risposta attraverso la view di Sante Pellegrini, e sentiamo anche Angelo cosa ne pensa dei BTP 2050, 2051 e 2067. Vendite forti nella giornata di ieri, inflazione alle porte, chiede, oppure Augusto ha usato queste due sigle CACS, MES, e poi ovviamente i complimenti come di consueto, diciamo così. Certo è che, insomma, le obbligazioni ovviamente sono da tenere d'occhio, soprattutto in questo mese di dicembre. Attenzione che ha i BTP, che dal decennale, insomma, che continua a navigare, parlo del BTP italiano, decennale pluriennale, continua a navigare ai suoi minimi, non dico storici, ma quasi, insomma, siamo a ridosso dello 0,60. Io guarderei molto all'andamento del rendimento del titolo governativo statunitense con durata decennale, Sì. il cui valore sta tornando verso l'1% ed era fino a qualche tempo fa 0,70-0,60. Quindi questo vuol dire che l'inflazione a cui faceva riferimento l'ascoltatore ha molta importanza perché è vero, gli Stati Uniti hanno un'altra propensione ai consumi e si muovono in maniera molto più rapida di quanto accada in Eurozona. L'Eurozona è ancora probabilmente sotto l'effetto degli acquisti da parte della Banca Centrale Europea di titoli di Stato, quindi probabilmente la rincorsa dei rendimenti verso l'alto potrebbe essere frenata. Ma io credo che, così come prima ho detto che la ripresa dell'economia potrebbe essere più vicina di quanto si possa ipotizzare, che anche l'andamento dei tassi di interesse possa invertire la tendenza fino a qui manifestata, anche in tempi non brevissimi. Ecco, l'aspetto che a me non piace molto dei mercati, ma a cui bene o male mi sono abituato, vista anche l'età che ho messo assieme, è che queste variazioni non sono graduali, ma sono repentine. Quindi potremmo assistere a dei basti anche abbastanza importanti. E quelle vendite a cui facevamo riferimento per quelle durate molto, molto lunghe, ne sono già fin d'ora un esempio. Quindi non è emesso quant'altro è stato citato prima, ma secondo me, timore dell'inflazione, timore soprattutto che i tassi americani salgano e che in qualche maniera abbiano degli effetti, condizionino anche i tassi di Eurozona. Allora, ci sono altre due domande barra riflessioni. Una, peraltro, è relativa al Bitcoin. Angelo, proprio chiedono a te che cosa pensi del rally che sta avendo il Bitcoin. Peraltro, le banche centrali hanno cominciato a parlare di valute digitali. C'è, insomma, anche l'operazione attraverso PayPal, che senz'altro ha dato una spinta importante nei confronti di questa valuta, anche se, insomma, c'è da dire che un altro esponente della BCE, Panetta, ha anche detto che l'euro digitale non sostituirà il contante. Però prima di andare sul Bitcoin, Angelo, ti giro anche quest'altra domanda, insomma, che ci chiede Ardesia 74. Bella l'Ardesia, adesso viene usata anche come piatto. Non so se ti è mai capitato quando si andava al ristorante, dato che è tutto chiuso. Ci segnala Ardesia che il tesoro avrà il 10% su Unicredit, e allora ci chiede anche un giudizio su questo aspetto.
Beh, che si possa essere la presenza ancora dello Stato, tutto sommato non è un grosso guaio, perché in definitiva lo Stato degli investimenti nell'attività economica deve comunque effettuarli, quindi saresti in UniCredit interessante perché tutto sommato fino ad oggi UniCredit ha pagato dei buoni dividendi, quindi nel complesso credo che non sarebbe un grosso guaio. Per quanto riguarda invece il Bitcoin, io credo che bisogna tenere conto di un aspetto, che il Bitcoin, come si sa, è una moneta a stampa limitata, non si può stamparne all'infinito, non si può stampare tra virgolette all'infinito, non Certo. posso circolare all'infinito perché la cosiddetta materia prima è limitata. Viceversa, le altre monete possono, in teoria, possono essere stampate in maniera importante, a parte la Banca Centrale Europea, che forse è meno avvezza a fare queste, a prendere queste, fare queste, prendere queste scelte, fare questi aspetti, ma le altre banche centrali lo fanno regolarmente, quindi è più facile che si possa svalutare una moneta che a un certo punto è molto diffusa nel paese, nei paesi, nel mondo intero, di quanto lo possa essere il Bitcoin, che in definitiva, come va ripetuto, è abbastanza limitato come produzione. Io credo che sia più consigliabile investire in ETF che a loro volta investono in Bitcoin che non a comprare Bitcoin direttamente. Peraltro c'è anche una riflessione di un esperto di criptovalute, si chiama Bradley Duke, e siccome in questi giorni in Italia si è tornati a parlare, ahinoi, di patrimoniale e quindi del famoso famigerato, forse è più corretto usare questa espressione, prelievo forzoso, no, dai conti correnti, che poi in realtà non è che vada esattamente così, nel senso che ci si riferisce a determinati redditi, a determinati possedimenti, insomma, che adesso l'ultima uscita era sui 500 mila euro, però insomma per qualcuno, anzi per questo esperto di criptovalute, si va sul Bitcoin per aggirare i rischi proprio sulla patrimoniale. Mi permette così di, insomma, stuzzicarti, diciamo così, sia su questa ipotetica, così, insomma, abitudine, no, ma tendenza, appunto, nel comprare Bitcoin, e anche un giudizio su, appunto, questa patrimoniale, che è più o meno la parola che spaventa un po' tanto gli dopo, assieme alle pensioni che non arriveranno. Ecco, la patrimoniale è un altro fantasma che gli italiani temono in maniera piuttosto forte. Sai che io al mattino ho l'abitudine di ascoltare alla radio la lettura dei giornali cui fa seguito alle telefonate e le email degli ascoltatori. A me Sì. è un po' sorpreso quello che ha detto il conduttore, il giornalista, e sono convinto che se l'ha detto è la verità. La stragrande maggioranza di chi ha scritto ha detto che sarebbe ora di smettere di aver paura della patrimoniale, che se il tesoro ha bisogno di soldi, da chi li prende? Solo e sempre facendo dei titoli di Stato, può anche chiederli ai propri cittadini. Io così ha detto, così hanno detto, secondo questo giornalista, credo che il sentimento comune delle persone sia sicuramente infastidito da questo aspetto. Però, signori miei, non dimentichiamo tutto quello che c'è, non torniamo fuori l'evasione, tutte queste robe qua, che ci possiamo fare? Se non si sistema da una parte, da qualche altra parte lo Stato dovrà intervenire. Io non so che dire. Anche a me dispiace che vengano fatti questi prelievi, però cosa si fa? Si continua ad emettere titoli, sapete quanti titoli di Stato vengono emessi quest'anno, quindi è vero che il costo è molto basso, però, signori miei, sono debiti sempre contratti. Comunque, al di là di questo, ripeto, è sempre una situazione antipatica, a molti non piace, a molti piace, sa, come sempre ognuno la pensa a modo proprio. Credo che tutte le idee siano corrette fino a che non superano certi limiti. Per quanto riguarda il Bitcoin, sì, potrebbe essere una situazione quella a cui ha fatto riferimento quell'esperto di Bitcoin stessi, perché però, sa, io credo che se l'autorità volesse intervenire sui conti delle persone, credo che riuscirebbe a trovare anche che ci sono dei bitcoin, ad esempio chi li acquista tramite ETF, potranno anche essere bitcoin, però sono sempre ETF che sono quotati e quindi possono essere aggrediti, tra virgolette, dalla patrimoniale. Posso, insomma, per chiudere, ti stuzzico su quest'ultima questione, provo a fare un po' demagogia, poco poco.
Recentemente in televisione hanno dato un film interessante, perché anche mi sembra di capire abbia ricalcato con fedeltà, insomma, i fatti. È un film dedicato a Edward Snowden. Personaggio, insomma, che film ispirato alla sua storia, personaggio che insomma lavorava per le grandi compagnie americane, la CIA e non soltanto, e viene fuori che più o meno, per semplificarla molto, siamo tutti osservati attraverso gli smartphone, attraverso i computer, attraverso la internet, eccetera, eccetera. Lui adesso vive in Russia, non può tornare negli Stati Uniti, insomma, continua a essere contento di aver, diciamo, vuotato il sacco di una situazione che ormai per lui era troppo stretta. Veniamo a noi, Angelo, perché cito lui? Ma con, insomma, questo apparato che è stato anche in qualche modo dimostrato, in cui tutti sa, cioè chi di dovere, non so quanto di dovere effettivamente, ma insomma si sa più o meno tutto di tutti, ma possibile, dato che tu hai citato l'evasione fiscale, possibile che non si riesca ad andare lì dove serve, lì dove c'è l'evasione e costringere le persone appunto colpevoli di questa cosa a versare quello che devono versare, che si chiami Diego Armando Maradona, che si chiami Valentino Rossi o che si chiami insomma Angelo Brambilla. Bien, io credo che questa cosa qui, insomma, qualche italiano se lo domandi e anche per questo dica: ma perché devo pagare io ancora di più? Mi devono venire a prendere da me fare il prelievo forzoso quando c'è chi mette i propri soldi altrove e insomma c'è questa evasione pazzesca. Io ricordo che molte persone in passato, ma anche adesso lo dicono, che l'Italia vive anche sul nero, nel senso che l'attività che sfugge al fisco è un'attività molto importante e che contribuisce indirettamente alla crescita del prodotto interno lordo, che quindi va sopportata. Io ovviamente non sono assolutamente d'accordo, visto le tasse che pago ogni anno, ma io poi sono uno che non si lamenta, quindi tanto va. I mezzi secondo me esistono, ci saranno, ci sono. Poi secondo me è la normativa che consente a chi evade di difendersi per anni e anni, i processi durano a lungo, alla fine si trova sempre un accordo a livelli molto bassi, quindi l'evasione in definitiva credo che molto spesso venga perpetrata perché si sa che comunque anche se si viene, tra virgolette, come si suol dire, pizzicati, il costo in definitiva non è così alto, e quindi quello che si è stato evaso ha reso molto di più di quanto si pagherà a livello di sanzioni. E per questa ragione io credo che sarà difficile, salvo che non cambi improvvisamente. Quanti governi abbiamo cambiato negli ultimi anni? Si è visto qualcosa? A me non pare. E quindi poi si dice sempre che si fa, poi il processo va avanti 10-15 anni, alla fine chi è che paga su questi aspetti? Sono rarissimi i casi in cui l'evasione ha colpito duramente. Questa purtroppo è la mia opinione. Angelo Dusiani, come sempre, grazie per essere stato qui con noi e per i tuoi approfondimenti. Ci sentiamo presto, ovviamente, buon lavoro e grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Salutiamo Angelo Drusiani, consulente banca Edmond de Rothschild. Andiamo in pausa, l'ultima pausa per questo pomeriggio insieme, prima di, diciamo così, raccontarvi la chiusura dei mercati europei, il proseguimento dei mercati americani. Insomma, approfondiamo anche ancora di più la situazione Bitcoin che al momento si trova sotto i 19.000 dollari, quindi si è riallontanato, diciamo così, dai 20.000, ma ovviamente grandi oscillazioni, grande volatilità come sempre su questa criptovaluta, sulla criptovaluta per eccellenza. Tra poco.